quello lo facciamo vedere dopo. Va bene, allora la vita sessuale. Lascio la parola al professor Barbero, grazie. Grazie a te, grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, quando abbiamo deciso di parlare di questo argomento mi ero detto, beh, ma sarà una passeggiata, ci sono talmente tante cose da dire, ci sarà solo l'imbarazzo della scelta. In effetti ci sarebbero così tante cose da dire che non sono affatto sicuro di aver costruito poi un percorso coerente, ma cercheremo di toccare gli argomenti più importanti e soprattutto cercheremo di far vedere come le cose che possiamo dire sulla vita sessuale nel Medioevo sono legate a informazioni precise che ci arrivano da quell'epoca. Noi siamo in grado di dire qualcosa su questo argomento perché la letteratura medievale ne parla, ma anche perché i giuristi, i canonisti medievali ne parlano e i medici medievali ne parlano, e quindi c'è un insieme di informazioni che arrivano da direzioni diverse e che convergono tutte nel dirci fondamentalmente una cosa, che adesso dirò in modo un po' drastico, magari semplificando un po', perché è importante, come dire, contrastare invece un pregiudizio che penso sia piuttosto diffuso. La società medievale è una società pochissimo repressa. Solo verso la fine del Medioevo si constata che c'è uno sforzo crescente del clero, ma soprattutto dei governi, per imporre un maggior controllo, punire le devianze, costringere la gente a aderire a dei modelli di comportamento. Fino a quel momento esiste una libertà di comportamenti e di linguaggio nella società medievale che non è paragonabile per nulla con epoche molto più represse, come saranno poi il Rinascimento, l'età moderna, e dal punto di vista del linguaggio, secondo me, anche la nostra. Tant'è vero che io, che volevo farlo, poi esiterò, credo, a leggervi anche in traduzione dei brani di certi testi medievali, perché usano parole che da noi in pubblico non si usa più tirar fuori. Magari qualcosa diremo. Beh, dipende, dimmi tu, io metto gli asterischi, poi se volete invece che sia più esplicito in certi casi. Allora, ho tenuto a chiarire che le fonti sono tante, non solo la letteratura, perché io citerò molto la letteratura e uno potrebbe dire sì, va bene, ma chi ti garantisce che la letteratura riflette davvero i comportamenti? Ecco, anche le fonti giuridiche ci dicono le stesse cose. La letteratura sicuramente ci parla di un'epoca in cui il sesso è considerato un fatto della vita con cui bisogna fare i conti, di cui si parla con una discreta libertà e che interessa, questo ci tengo a sottolinearlo dato il tema del nostro festival di quest'anno, che interessa in egual misura uomini e donne. Per entrare in argomento vi racconterò qualche pezzetto di una novella del Boccaccio, una di quelle che non si leggono a scuola, naturalmente. È la novella di Pietro da Vinciolo, che credo si accentui così, anche se non sono stato in grado di scoprirlo con certezza, ma insomma. Fu in Perugia, siamo in zona, non è ancora molto tempo passato, un ricco uomo chiamato Pietro di Vinciolo. È l'ultima novella della giornata quinta del Decameron. Pietro di Vinciolo, dice il Boccaccio, si era sposato, ma non perché ne avesse voglia, ma per cercare di darsi una facciata, per smentire quello che tutti a Perugia dicevano di lui e che era verissimo, e cioè che le donne non gli piacevano. Peccato che si era preso per moglie una ragazza, dice Boccaccio, di pel rosso e accesa, la quale due mariti piuttosto che uno avrebbe voluto. La rossa si rende conto molto presto che Pietro non è interessato a lei e che la lascia sola nel letto. Quando se ne rende conto si arrabbia. Se io non avessi creduto che fosse stato uomo, io non l'avrei mai preso. Ragionando fra sé, si dice che a questo punto è autorizzata a prendersi degli amanti. Certo, è illegale tecnicamente, ma il marito fa molto di peggio. Io posso anche infrangere la legge facendomi degli amanti, visto che lui non infrange soltanto la legge, ma la natura. Se volevo rinunciare al mondo, mi facevo monaca. E invece non voglio rinunciare proprio a niente.
Quindi la rossa comincia a avere delle relazioni. Poi succede quello che, come potete ben immaginare, succede sempre in queste novelle. Una bella sera che il marito è lontano per affari, lei fa venire un bel giovanotto e il marito ritorna all'improvviso. Queste sono quelle situazioni che appunto sono l'ideale per un novelliere, si prestano a tante soluzioni diverse. E nella letteratura medievale, a partire da questa situazione, il marito tradito che torna a casa inatteso e ci trova qualcuno che non avrebbe voluto trovarci, a partire da questa situazione nelle letterature medievali gli sviluppi possono essere innumerevoli. Per esempio, nei fabliaux, che sono dei poemetti comici ed erotici francesi, del 200 soprattutto, più antichi quindi del Boccaccio, e che raccontano però storie molto simili a quelle che poi troviamo nelle novelle più scabrose del Decameron, nei fabliaux di frequente la storia è di questo tipo. L'amante che è venuto a trovare la signora in assenza del marito è un prete. I preti sono notoriamente dei grandi corteggiatori delle loro parrocchiane, inoltre sono gente che sa parlare, che dispone di mezzi e quindi seducono facilmente. Allora può succedere che, come nel fabliaux intitolato Il prete tinto, che il prete che si è portato naturalmente vini squisiti e un'oca da mangiarsi in compagnia dell'innamorata, viene però sorpreso dal marito di ritorno. A questo punto il prete deve nascondersi. Il marito è un tintore, nel laboratorio c'è una grossa tinozza, la moglie lo spinge, nasconditi lì. Il prete si tuffa nella tinozza, la tinozza è piena di tintura rossa. Il prete ci rimane immerso, il marito, dopo un po' dal comportamento della moglie, si rende conto che c'è qualcosa di strano, alla fine subodora quello che è successo, buttando un'occhiata in laboratorio si è reso conto, ecco, allora a questo punto il marito fa finta di niente e dopo che hanno mangiato e ben bevuto lui e la moglie, il marito dice adesso devo andare un attimo in laboratorio, ho messo a bagno nella tinta un crocifisso. E voglio vedere, grandezza naturale, voglio vedere se si è ben colorato. Allora va, scoperchia la tinozza, il prete ha mangiato la foglia, si fa trovare così, pronto, immobile. Il tintore chiama i domestici, lo tirano fuori, lo esamina, sì sì è ben colorato, lasciamolo lì in piedi ad asciugare. Lo lasciano lì in piedi ad asciugare, ma prosegue la novella, lui era lì nudo, fa caldo. Dopo un po' qualcosa comincia a smuoversi e il tintore, sempre facendo finta di niente, dopo un po' guarda e dice ma quando mai uno ha visto, e qui è il punto in cui io devo usare gli asterischi perché il testo francese dice quando mai si è visto un crocifisso con il C puntini puntini e con i C puntini puntini, dice ma lo scultore doveva essere ubriaco, adesso rimediamo, dov'è la sega? Ecco, come quello che potete immaginare. Ma un racconto di questo genere si trova ancora prima in un testo non di provenienza occidentale, europea, cristiana, ma che descrive i comportamenti di quella strana gente che sono appunto gli europei cristiani. Si trova in un testo arabo, è un testo arabo dell'inizio del XII secolo, epoca delle crociate. L'autore è Usama ibn Munkidh, emir di Shaisar in Palestina, un principe arabo che per tutta la vita ha combattuto i crociati, o meglio, li ha combattuti in tempo di guerra. In tempo di tregua ci ha fatto affari, è andato a trovarli, ha discusso con loro, ha conosciuto il loro mondo e poi nelle sue memorie racconta al suo pubblico islamico che strana gente sono questi, appunto, questi franchi, come dicono loro, questi occidentali cristiani venuti dall'Europa. E Usama racconta, fra l'altro, che questi franchi sono gente che non ha nessuna idea di cosa sia il senso dell'onore. Basta vedere come si comportano con le loro mogli. Non sanno cosa sia la gelosia, dice Usama. Per esempio, dice, sapete che un franco può benissimo uscire per strada con sua moglie e poi incontrano un amico e si mettono a chiacchierare e se la cosa va per le lunghe e il marito ha da fare, se ne va per i suoi affari e lascia lì la moglie in mezzo alla strada a parlare con un altro. Cosa, dice Usama al suo pubblico, che non ha bisogno di sentirselo dire, cosa inconcepibile e inaudita.
Dopodiché Usama procede, come dire, a metterci un carico ulteriore. Dice, se no, voi non sapete cosa può succedere fra questa gente che non ha senso dell'onore. Dice, è successo una volta che c'era un mercante, e ne parla come se lui l'avesse conosciuto, un mercante di vino, in una di queste città dei crociati, ovviamente, no? Sulla costa della Terra Santa. Questo mercante dice, un giorno, guardate come sono questi stereotipi, appunto, qui siamo inizio XII, e l'autore è un principe arabo. Un giorno il mercante torna a casa e trova la moglie a letto con un altro. Il mercante affronta l'intruso e gli dice, ma cosa ci fai in quel letto? E l'intruso dice, cosa vuoi? Ero molto stanco e ho chiesto se potevo riposarmi un po'. Ma scusa, questa donna, cioè la sua moglie, dorme lì nel letto con te? E l'altro risponde, ma il letto è suo, io non potevo mica impedirle di usarlo anche lei. A questo punto, dice Usama, il mercante disse, in fede mia, se lo fai un'altra volta litigheremo. E questa, dice Usama, è tutta la loro gelosia e il loro senso dell'onore. Allora, come vedete, appunto, a partire da questo spunto si possono trovare tante conclusioni. Qual è la conclusione della novella del Boccaccio? La conclusione della novella del Boccaccio è che Pietro da Vinciolo, arrivando e trovando la moglie tutta in agitazione, preoccupata e sentendo strani rumori, va a vedere e trova l'amante nascosto. A questo punto Pietro da Vinciolo vede che l'amante della moglie è un giovanotto che a lui interessava molto, a cui stava dietro da un pezzo, con cui non era mai riuscito a combinare niente. E quindi gli dice, no, tranquillo, tranquillo, non ti faccio niente. Lo prende per mano, va dalla moglie e dice, cos'è questa storia? E a questo punto la moglie gli dice in faccia che lui ha poco da protestare, perché visto che lui, il marito, non si occupa di lei, lei ha tutto il diritto di risolvere le cose da sola. E intendi sanamente, Pietro, che io son femmina come l'altre e ho voglia di quel che l'altre. Cioè, ho voglia anch'io di quello di cui tutte le donne hanno voglia. A questo punto poi, appunto, questa è una novella molto particolare perché il protagonista è molto particolare, quindi anziché continuare con la scenata, Pietro dice alla moglie, ma vabbè, dai, non stiamo a discutere, avete già cenato? E siccome non hanno ancora cenato, si mettono a tavola tutti e tre e poi dice il Boccaccio, poi Pietro deve aver trovato un modo per risolvere la cosa con soddisfazione di tutti e tre. Dice Boccaccio, cosa abbia pensato mi è uscito di mente, però so che il mattino dopo il giovanotto è stato riaccompagnato in piazza e che lui stesso non avrebbe più saputo ben dire se quella notte aveva fatto il marito o la moglie. Allora, è una novella, certo, però da una novella come questa possiamo ricavare una serie di conclusioni che sono, in linea di massima, poco coerenti con l'immagine di un'epoca particolarmente repressa. Come minimo è un'epoca in cui si parla di sesso con grandissima libertà. Non solo. Il sesso è visto come una cosa diabolica, una cosa malvagia? No. Il sesso fa parte della natura. È una cosa di cui tutti hanno bisogno, uomini e donne. È una parte della vita ed è un diritto. Il fatto che hanno diritto anche le donne vale la pena di sottolinearlo evidentemente, perché anche un altro luogo comune sul Medioevo è l'epoca misogina ed è ovvio che è una società patriarcale e maschilista da molti punti di vista, ma misogino sarebbe un'altra cosa. Il dovere coniugale è un obbligo di legge per il marito come per la moglie. E può essere la mancata soddisfazione del dovere coniugale anche da parte del marito, può essere un motivo per chiedere una separazione. Finalmente, le devianze sono represse? Pietro da Vinciolo è un omosessuale. Tutti sanno come lo rappresenta Boccaccio. Boccaccio non è interessato a rappresentare qualche cosa di completamente irrealistico. Boccaccio rappresenta un uomo ricco, rispettato. Tutti sanno che è omosessuale e non gli succede assolutamente niente.
E questo è un grande insegnamento, perché se poi se avremo tempo ne parleremo un pochino, non che non ci siano leggi che in teoria reprimono l'omosessualità, però noi abbiamo la netta sensazione che fin verso la fine del Medioevo queste leggi in realtà non sono granché applicate. Bisogna proprio mettersi nei guai per finire nelle reti di queste proibizioni. E quindi guai a credere che siccome un certo comportamento è proibito, allora in quella società non viene praticato. Ecco, sarebbe come credere che da noi la corruzione in politica non esiste perché la legge la vieta. Quindi. Un altro luogo comune ricorrente è l'idea che però in ogni caso il clero fosse misogino e sessuofobo. Qui il problema è che noi oggi, dico, chi non vive tutta la vita mangiando medioevo a pranzo e a cena, magari tanti fanno fatica a distinguere tra quello che poteva essere un monaco, quello che poteva essere un frate, quello che poteva essere un prete o magari un chierico regolarmente sposato. Tenete conto che Boccaccio era un prete, per esempio. Ecco. E allora, nel clero ci sono stati da sempre i monaci che, se erano bravi monaci, stavano chiusi nei loro monasteri, praticavano la castità e se gli venivano dei sogni erotici pensavano che fosse il diavolo a mandarli. Ma nel Medioevo, per molti secoli, invece, i preti e i chierici che erano a contatto con la gente invece si sposavano. Poi verrà il momento nell'undicesimo secolo in cui in teoria verrà imposto ai sacerdoti di non sposarsi più. I chierici degli ordini minori continueranno a potersi sposare tranquillamente anche dopo. I sacerdoti dall'undicesimo secolo ufficialmente non possono più sposarsi. La netta impressione è che questi divieti abbiano riguardato più le forme che non la sostanza. È soltanto poi nell'età moderna, con la Controriforma, che ci sarà uno sforzo più robusto per impedire al prete, al parroco, di convivere con una donna. Ma nei secoli del basso Medioevo la sensazione è che invece sia molto frequente che il prete conviva, semplicemente non può più chiamarla mia moglie, i figli non sono più figli legittimi se vengono, il vescovo, se vuole dargli dei fastidi, può attaccarsi a quel pretesto lì per dargli delle rogne, ma la gente è abituatissima al fatto che il prete comunque abbia la pretessa. Questo lo dico semplicemente per chiarire che non dobbiamo immaginare una chiesa compattamente estranea alle cose del sesso e ostile e repressiva. Si ha addirittura l'impressione che la gente sia talmente abituata al fatto che un prete, ma anche un vescovo, può tranquillamente avere delle relazioni, avere dei figli naturali, che la cosa non entra veramente nel giudizio sulla persona. Un buon vescovo si distingue da altre cose e non da quelle. Penso a un cronista come Salimbene da Parma, frate francescano del 200, che è un cronista assolutamente ortodosso, appartiene alla classe dirigente per nascita, è un frate importante, molto colto, che ha conosciuto personalmente imperatori e papi e in vita sua ha conosciuto molti vescovi e ha le idee chiarissime su quali vescovi erano persone per bene e quali invece erano dei furfanti. I furfanti erano quelli avari, che non sono capaci di ospitare la gente, come dire, come si deve, che si tengono le loro ricchezze per loro, oppure quelli ignoranti. Altri aspetti invece sono secondari. Uno dei vescovi che Salimbene ammira di più e che descrive come un personaggio totalmente positivo, Filippo da Pistoia, arcivescovo di Ravenna, la cosa più positiva in assoluto è che, appunto, quando invita a pranzo l'arcivescovo di Ravenna, c'è da mangiare e bere bene per tutti, anche quelli seduti in fondo ricevono i vini migliori, non come fanno certi vescovi che il vino buono lo bevono loro e agli ospiti danno quello scadente, come se, dice Salimbene, come se tutte le gole non avessero sete allo stesso modo. Ma al di là di questo, Filippo da Pistoia, arcivescovo di Ravenna, è un grande arcivescovo, un politico abile e consumato, un grande difensore della sua chiesa, un gran signore. Poi certo,
Per carità, anche lui sui punti deboli, vuole così bene a quei nipoti che basta, come dire, mettersi d'accordo con i nipoti se si vuole ottenere qualcosa da lui, ecco, basta pagare una bustarella ai nipoti, ma è comprensibile anche perché uno di quei nipoti in realtà era suo figlio e quindi si capisce che l'arcivescovo gli volesse bene. Salimbene dice anche, aveva anche una figlia l'arcivescovo, era monaca, non so più in quale monastero, e io, dice Salimbene, sono stato anche il suo confessore a un certo punto, e lei non sapeva di chi era figlia, tutti lo sapevano invece naturalmente. E allora naturalmente questa è una società dove ridere di preti e vescovi, donnaioli e corteggiatori e fornicatori è normale. Anche perché probabilmente questi stessi vescovi e sacerdoti, quando cercano di imporre ai credenti comuni un certo standard di rigore, non spingono troppo in là, non pretendono poi troppo. Si ride quindi di loro. E io qui avrei voluto riassumere appunto un altro di questi fabliot, di questi poemetti francesi del 200, del primo 300, ed è qui però che mi sono trovato subito in difficoltà, perché appunto questi autori francesi non hanno paura delle parole, e quindi, data la nostra ipocrisia, sono sicuro che citare il titolo in antico francese farà meno effetto. De l'évêque qui bénit le con, del vescovo che benedisse la F puntini puntini. Ci sono le parolacce, poi ve lo racconto questo fabliò, ma mi voglio fermare un momento su questo fatto. In Boccaccio le parolacce non ci sono. Boccaccio nel 300, nell'Italia preumanistica del 300, racconta storie incredibilmente pesanti, non si nega niente, ma non usa le parolacce, usa sempre delle perifrasi, delle circonlocuzioni, come nella novella di Donno Gianni e di Comare Gemmata. Levata la camicia e preso il piuolo col quale egli piantava gli uomini e prestamente nel solco perciò fatto messolo, parolacce non ce ne sono. Oppure come nel caso della moglie di Gianni Lotteringhi, che anche lei, scusate la ripetizione, aspettava l'amante e invece il marito è tornato a casa presto. Per fortuna l'amante non era ancora arrivato, però come fare a informarlo? Il marito vuole andare a letto, sono a letto ed è l'ora che deve arrivare l'amante, e l'amante arriva fuori e bussa alla porta piano piano e il marito dice: cosa succede? E la moglie dice: ma guarda, secondo me deve essere un fantasma, sai, deve essere un fantasma. Io però so un incantesimo per allontanare i fantasmi. E allora la moglie ad alta voce, in modo da farsi sentire dall'amante che è fuori, comincia a recitare: fantasima, fantasima, che di notte vai, a coda ritta ci venisti, a coda ritta te ne andrai. Ma parolacce non ce ne sono, come vedete. Nel peggiore dei casi si può far ricorso a quella meravigliosa pieve davvero esistente da qualche parte in Toscana, comune di Borgo San Lorenzo, che è menzionata dal Boccaccio nella novella di Alatiel, che è la pieve di San Cresci in Val Cava, a cui le femmine di quel paese vogliono molto bene. Ma invece i francesi del secolo precedente questi scrupoli non se li fanno. Il vescovo benedisse la F. Com'è la faccenda? La faccenda è che c'era questo vescovo che amava la compagnia delle signore, e io ho fatto una traduzione in prosa molto libera ma fedele nella sostanza di alcuni di questi poemetti, e anche delle ragazze, e non faceva fatica a trovarne di belline, pagava bene e ne aveva sempre a disposizione, pronte a fare tutto quello che voleva, perché sia detto fra parentesi, quelle pensano solo ai soldi. E se uno non può pagare parecchio, può scordarselo di aver fortuna con le donne. Dopodiché il vescovo ha fra i suoi sacerdoti un parroco che convive tranquillamente con la sua pretessa e che però si fa un po' troppo notare. Per cui il vescovo, ricoprendo il suo ruolo ufficiale, cerca in tutti i modi di imporre al parroco di rinunciare alla sua donna.
In tutti i modi c'è tutta una serie burlesca di proibizioni, lo convoca, basta con questa storia, monsignore non posso assolutamente, guarda che se continui a restare con quella donna ti vieto di bere vino per tutta la tua vita. Torna a casa disperato e la moglie dice, ma guarda, non puoi berlo, succhiarlo dalla cannuccia non ha detto niente, ecco la cannuccia, ecco. Si continua così per un po', poi alla fine però perseguitato il parroco decide una contromossa. È in buoni rapporti con una nobildonna della zona di cui si sa che è un amante del vescovo. E questa nobildonna, il parroco va a trovarla, dice, signora dovete aiutarmi per piacere perché il mio vescovo veramente mi perseguita, io, ecco, e la nobildonna si diverte un mondo e dice, dai facciamolo, va bene, la prossima volta che il vescovo viene a trovarmi tu vieni, ti nascondo dietro le cortine del letto. Il vescovo arriva, vino, cena, spezie e poi a quel punto a letto. Il vescovo si spoglia, è già pronto. E la signora gli dice, oh, che fretta, monsignore, se vuole godersi la mia F, deve prima benedirla e farle il segno di croce, non è mica consacrata, altrimenti non si tocca. Voglio vederla che alza la mano e la benedice, proprio come quando dà la cresima a uno di questi contadinotti. E il vescovo, cito sempre, sentendo che prima di toccarla bisogna benedirla, le fa, va bene signora, tutto quello che vuole, sì sì, si può fare, se ci tiene tanto non mi costa mica niente, e alza la mano e fa il segno di croce sulla F e poi comincia a recitare per omnia e di nuovo un segno di croce e poi secula seculorum, e il prete che è nascosto dietro risponde amen con quel che segue, come potete immaginare. Alla fine il vescovo dice al prete, senti, fai quel che vuoi, basta che non mi torni più davanti e arrangiati. Allora, qui si vede bene che c'è un doppio standard, in questo senso, che la Chiesa ha il dovere di insegnare ai cristiani i giusti comportamenti e quindi stabilisce una serie di regole e di norme. Dopodiché tutti si aspettano che il clero stesso faccia molta fatica a osservarle. Queste norme non vengono imposte alla cieca, a casaccio, in preda a un impulso repressivo, o qualcosa di peggio, qualche forma appunto di, o di sadismo, o di delirio misogino. No, il punto è, qui dobbiamo cercare di capire, il clero nella società medievale comprende, non voglio dire quasi tutte le persone intelligenti, ma insomma gran parte delle persone intelligenti, quasi tutte le persone fino a una certa epoca che hanno una cultura, che sono abituate a leggere, a riflettere, a ragionare, e ha il compito di insegnare a vivere ai cristiani, in tutti i campi. Non c'è nessuna ossessione per la vita sessuale, ma la vita sessuale è parte naturale dell'esistenza e quindi il clero deve occuparsi anche di questo. E chi nel clero si occupa di stabilire delle regole, i canonisti, di stabilire delle norme per i confessori e così via, ovviamente si sforza di capire che cosa bisogna insegnare ai cristiani. E se uno legge queste opere vede lo sforzo di essere sistematici, di andare a prevedere le cose che possono succedere e anche di dire questo è grave, questo è più grave, quell'altra cosa lì invece tutto sommato, per dire, vi faccio un esempio, mi capirete meglio, Uguccione da Pisa, canonista di fine XII secolo, fra i problemi che Uguccione da Pisa a un certo punto affronta c'è il seguente: è lecito fare sesso all'unico scopo di dare piacere alla moglie? Come sapete, a prima vista uno direbbe no, veramente la procreazione è lo scopo del sesso, il sesso coniugale è lo scopo di fare figli. Però Uguccione dice, sì, però San Paolo, prima lettera ai Corinzi, ha detto il marito compia il suo dovere verso la moglie e ugualmente anche la moglie verso il marito. La moglie non è a padrona del proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è anche la moglie. E a questo punto Uguccione dice, se San Paolo si spinge a dire questa cosa è perché c'è un bisogno, c'è un diritto, e un diritto vuol dire che io ho bisogno di qualche cosa e tu me lo devi dare, e questo qualcosa di cui io ho bisogno è di fare sesso con soddisfazione. Il concetto di dovere coniugale significa che la moglie deve essere soddisfatta.
Dopodiché Uguccione procede. Il ragionamento si concatena, no? Abbiamo stabilito questo. Cosa succede nella pratica, dice Uguccione? Sentite qua cosa sapeva un canonista del XII secolo. Capita spesso che si renda il dovere coniugale alla moglie senza soddisfare il proprio piacere, e viceversa. Qui io devo dire, ho pensato con stupore alle teorie che erano in vigore quando ero ragazzo negli anni 70, quando, non so chi di voi se lo ricorda, c'era la moda dell'orgasmo simultaneo. Sembrava che l'unico modo in cui una coppia poteva fare l'amore fosse se si arrivava entrambi alla soddisfazione nello stesso momento, con sensi di colpa terribili poi perché non ci si riusciva. Vabbè, comunque, Uguccione dice: è un dato di fatto che spessissimo si fa sesso perché uno ha voglia e l'altro lo fa per soddisfare quella sua voglia. E spesso, dice Uguccione, in questi casi la donna precede il marito, cioè arriva all'orgasmo prima. E quando il piacere della donna nell'atto carnale è soddisfatto, io posso, se voglio, ritirarmi senza soddisfare il mio proprio piacere, libero da ogni peccato. Perché non ho eiaculato, quindi non ho sprecato il seme, e dico la quadratura del cerchio, naturalmente, no? Senza violare il discorso che non bisogna sprecare il seme, è possibile fare l'amore esclusivamente allo scopo di dare soddisfazione alla moglie. E quindi, naturalmente, percorrendo questa letteratura, uno trova un'analisi dettagliata di tante cose. Cosa si può fare e cosa no. Ben inteso, quando una cosa non si può fare, noi non è che dobbiamo immaginare che uno finisce sul rogo. Qui è il clero che sta dando delle regole per i fedeli, e se il fedele o la fedele va a confessare di avere fatto sesso anale, per esempio, e allora il confessore sa, indaghiamo un po', quanto spesso ti ha costretta o non ti ha costretta, da 5 a 40 giorni di penitenza, di digiuno. Perché appunto cambiano le situazioni. E le posizioni, e anche sulle posizioni dipende. Ci sono autori che dicono meglio in confessione non entrare troppo in dettaglio, che finisce che noi gli insegniamo le cose. Ma c'è anche un autore che dice bisogna entrare in dettaglio, viste le mostruosità che si sentono in confessione di questi tempi. E allora, per esempio, uno dei più grandi teologi del 200, Alberto Magno, ragiona a lungo sulle posizioni e dice: certo, le posizioni sono tutte deviazioni, sono tutte peccato, però alcune di più, altre di meno, e poi bisogna vedere, perché ci sono dei casi in cui generare con la posizione normale non è facile, dice Alberto Magno. Immagina una coppia di obesi, e allora i due obesi sono autorizzati entro certi limiti a sperimentare altre posizioni, è un peccatuccio leggero, qui cito, traduco solo dal latino, la deviazione meno grave è la posizione laterale, poi la posizione da seduti, poi in piedi, poi la più grave è da dietro come i cavalli. Alcuni sostengono che questo è un peccato mortale, ma io non sono d'accordo. Anche i rapporti omosessuali non sono tutti della stessa gravità, sono una cosa grave, Però fra ragazzi, per esempio, che non sanno bene cosa succede, ecco, per carità, lunghi digiuni, Però se una cosa successa da ragazzi, un anno di penitenza basta per lavarlo il peccato. Fra adulti è già diverso, si può arrivare fino a 10 anni di penitenza. Capite? È ben chiaro che qui stiamo sempre parlando di penitenza, cioè se io vado a confessare al parroco che ho fatto quelle cose, allora il parroco mi deve dare la penitenza. Si sono fatti grossi sforzi, escono libri spesso sulla storia dell'omosessualità e della sua repressione, per capire se le leggi appunto che vietavano i rapporti omosessuali, la sodomia come dicevano loro, che esistevano già in epoca comunale, fossero o meno applicate. La sensazione è che prima di fine 300-400 è raro che si trovino casi di applicazione, mentre dal 400 in poi ci sono effettivamente sforzi delle autorità di andare a cercare queste forme di devianza e reprimerle. A Firenze, per esempio, nel 400 i processi per sodomia sono frequentissimi, si concludono di solito con multe. Una volta che si entra in questa strada, come capite, i canonisti a volte si divertono anche
è impossibile non pensare che si divertissero in certi casi. Come quel canonista che, dato che dobbiamo esaurire tutti i casi ed essere pronti a rispondere a tutte le domande, allora, domanda, si fa più peccato a fornicare con una vecchia deforme o con una bella ragazza? Risponde l'autore, ci sono due scuole. Ci sono quelli che dicono che si fa più peccato a fornicare con la bella ragazza, perché con lei ci stai volentieri e a lungo, mentre la vecchia la liquidi il più in fretta possibile. Ma dice l'autore, c'è anche un'altra scuola. Ci sono quelli che dicono che si fa più peccato a fornicare con la vecchia, perché con la giovane ci sono le attenuanti, la bellezza, ecco, mentre invece nell'altro caso le attenuanti non ci sono. Ora, fornicatori e adulteri capitano nelle maglie della giustizia ecclesiastica, ripeto, mi sembra, qui c'è chi ne sa sicuramente anche più di me, mi sembra che aumenti andando verso il tardo medioevo, il rinascimento, la frequenza di queste cause, ce ne sono però anche prima, e tanto che i canonisti si interrogano anche su questo, i divieti sono così chiari, com'è che tutti i momenti le nostre corti devono comunque giudicare degli adulteri, giudicare dei fornicatori, giudicare dei sodomiti? C'è un canonista che risponde, e che la gente dice io faccio quello che voglio. Questo sforzo dei teologi, dei giuristi, di creare una casistica e di stabilire quindi dei comportamenti accettabili, degli altri devianti ma non troppo gravi, degli altri via via più gravi, ha anche un collegamento con la medicina, naturalmente. Nel Medioevo esiste una medicina, ed è una medicina sofisticata e complessa, che deriva direttamente da quella classica, naturalmente, da quella greca, da Ippocrate e Galeno. Noi oggi non possiamo non dire che per quanto riguarda le medicine che venivano somministrate, le cure che venivano somministrate, è difficile che facessero bene. Ma non erano somministrate a casaccio, si basavano su una concezione, su una teoria assai complessa di come è fatto il corpo umano, gli umori, il caldo, il freddo, il secco, l'umido, che si combinano in forme diverse, l'eccesso di sangue, l'eccesso di bile, la nutrizione che può aggravare i difetti di un corpo oppure può alleviarli e così via. Era una scienza complessa. Ci sono canonisti i quali, consapevoli che i medici hanno qualcosa da dire sul corpo e sul sesso, per stabilire le loro regole vanno a vedere cosa dicono i medici e cercano di seguire, cercano di dare delle regole che rispettino l'impostazione scientifica. Sempre Alberto Magno a un certo punto si pone il problema della masturbazione femminile. Quanto è grave la masturbazione femminile? Molto poco, dice Alberto Magno, specialmente nelle ragazze, perché nelle ragazze basta parlare con i medici ed è chiaro quello che succede al momento della pubertà. Verso i 14 anni la giovane donna comincia a desiderare il coito, e però finché non è sposata non può effettivamente fare l'amore. Ricorre a pratiche manuali, dice Alberto Magno, fa delle cose con le dita o altri strumenti, ma fa fatica a raggiungere la piena soddisfazione, dice Alberto Magno, perché i medici ce lo spiegano, la donna è fredda, il suo corpo è freddo, l'uomo è caldo, ma la donna è fredda, i pori della donna sono molto chiusi, fanno fatica ad aprirsi, quindi questa non si rilassa in sostanza. Tutte cose che appunto a noi fanno sorridere, ma che sono in linea con una teoria scientifica, questo è quello che volevo sottolineare. E a forza di provarci, però, alla fine la ragazza riesce a rilassare i suoi condotti e gli umori escono, e allora si vede che quando ci sono riuscite le loro ansie sono risolte e diventano più caste. In altre parole, per una ragazza di quell'età è una necessità fisiologica, dice Alberto Magno. Oh, ben inteso, la medicina di cui vi sto parlando è una medicina in gran parte teorica, fondata su una concezione astratta, molto sofisticata, ma astratta, di come funziona il corpo umano, ma verso la fine del Medioevo si comincia anche ad andare più avanti, Verso la fine del Medioevo si cominciano le sezioni dei cadaveri per andare a capire, a vedere se Aristotele aveva ragione, se gli arabi avevano ragione a descrivere i nostri organi interni come fatti in un certo modo.
Qui c'è un pregiudizio diffuso, che è quello secondo cui la Chiesa medievale avrebbe vietato di dissezionare i cadaveri, e non è affatto così in realtà. Per molto tempo non si erano proprio posti il problema, non veniva in mente nessuno. Ma quando i medici cominciano a aver voglia di farlo, il clero, certo, si preoccupa del fatto che il corpo umano, una cosa sacra, possa essere dissacrato in questo modo. Deve essere chiaro che non c'è nessuna intenzione dissacrante. Dopodiché, se il fine è la conoscenza, chiunque nel Medioevo sarebbe stato d'accordo che la conoscenza è uno dei fini dell'uomo, anche Dante lo sapeva, fatti non fummo a vivere come bruti, ed è la versione più ortodossa che si possa immaginare. Dio ci ha messi qua e ci ha dotati di intelligenza per sfidarci a capire come è fatto il mondo, come è fatto il cosmo e come siamo fatti noi. Allora, se è a fine di conoscenza, è ovvio che i medici lo possono fare. Permane un certo disagio che noi oggi credo abbiamo superato, perché noi oggi, se immaginiamo una società dove è vietato appunto sezionare i cadaveri, ci sembra una società arretrata e primitiva. Poi uno dice, ma se fosse mia mamma che finisce lì su quel tavolo con tutti gli studenti intorno, nuda? No, ecco, nel Medioevo la società un po' di sensibilità per questo ce l'aveva, ma i medici, una volta che hanno ben capito che non c'è nessun divieto, vanno avanti con freddezza scientifica. Vi cito un brano da un resoconto, da un diario di anatomia di Mondino degli Uzzi, uno dei grandi medici di inizio 300. Sta occupandosi dell'utero, di quanto è grande l'utero, perché certe volte è più grande, più piccolo. La donna che ho anatomizzato l'anno scorso, nel 1314 a gennaio, aveva un utero grande il doppio di quella che ho anatomizzato lo stesso anno a marzo. Mentre l'utero della scrofa che ho anatomizzato nel 1316 era 100 volte più grande di quello che ho mai visto in una femmina di umano. È il progresso, come vedete. È il progresso. I medici possono sezionare non solo i maiali, ma anche gli esseri umani, confrontarli e imparare com'è fatta la nostra anatomia. Poi, ben inteso, nello stesso mondo dove c'erano i Mondino degli Uzzi che in cattedra a Bologna sezionavano donne, c'erano ogni sorta di credenze fra la brava gente, ogni sorta di superstizioni, di incantesimi. Il folklore su questo ci va pesante. Basta andare a vedere che cosa si credeva sul sangue mestruale. Il sangue mestruale, raccogliendo un po' di informazioni da trattati vari, impedisce al grano di germinare, fa inacidire il mosto, al suo contatto l'erba muore, le piante perdono i frutti, il ferro arrugginisce, i cani che lo mangiano si ammalano di rabbia. Qui uno potrebbe dire, ah, finalmente anche il Medioevo superstizioso, ecco, è vero, dopo tutto che erano secoli bui. Mi spiace deludervi, ma tutte queste cose gli autori medievali le leggevano in Plinio il Giovane, quindi era un trattato scientifico dell'antichità che aveva trasmesso tutte queste cose ai dotti del Medioevo. Dopodiché, appunto, al capo opposto rispetto alla cultura scientifica ci sono le pratiche concrete, gli incantesimi, le magie per abortire, per esempio, oppure per non concepire. In un mondo dove è pieno di gente non sposata che però fa sesso lo stesso, in un mondo dove è pieno di relazioni di tutti i tipi, in un mondo dove è molto normale anche la convivenza senza essere sposati, le fonti giudiziarie continuamente ci dicono chi è la tizia, è la convivente del tale. Ecco, in questo mondo non far figli è un problema che si pone. Come si fa? C'è un caso molto interessante, che viene fuori per una volta da un processo di inquisizione. Non perché li abbiano processati per questo, però ai primi del 300, sui Pirenei, c'è un grande processo per inquisizione in cui, in quella zona piena di catari, piena di eretici, un inquisitore molto attento e molto intelligente interroga un'infinità di questi montanari e gli chiede un sacco di cose che apparentemente c'entrano poco col trovare i catari, perché però a lui interessano per ricostruire questo mondo, poi probabilmente alla fine gli servono, e comunque servono moltissimo a noi. Da questo registro di interrogatori dell'Inquisizione, fatto sui Pirenei all'inizio del 300, un grande storico, Emmanuel Roy Ladurie, ha tratto un libro famoso, Montaillou, villaggio occitano, storia di un villaggio, insomma.
In questo villaggio di Montaiu, l'uomo forte è il parroco, Pierre Clerc. È una personalità, diciamo, più grande del vero, ecco. È uno che va a letto con un sacco di parrocchiane, è uno che nel villaggio spadroneggia, è di famiglia ricca, suo fratello è il balivo e quindi il principale funzionario della zona. Questo parroco è un uomo che ha fascino, ha parlantina, ha soldi e al villaggio fa tutto quello che vuole. Fra l'altro va a letto con l'unica nobildonna del villaggio. Nel villaggio c'è un castello, nel castello c'è un castellano, un funzionario, e il castellano è nobile. E sua moglie, Beatrice di Planissol, è l'unica nobile che vive nel villaggio. Ovviamente va a letto col parroco. E quando viene interrogata su queste cose, dice anche, sì sì, io andavo a letto col parroco, ma eravamo d'accordo di cercare di non fare figli. E lui aveva il rimedio. Quando Pierre Clerc voleva conoscermi carnalmente, portava un'erba avvolta in un fazzoletto di lino, grande come la prima falange del mio dito mignolo, e aveva un lungo filo che mi passava al collo mentre facevamo l'amore, e questa cosa con l'erba in fondo al filo discendeva fra i miei seni e fino al mio ombelico. Allora, qui siamo all'estremo opposto rispetto a Mondino De Liuzzi che seziona i cadaveri per vedere quanto è grande l'utero. Coesistono entrambi questi approcci. Però in tutti questi casi quello che vedete è che comunque la sessualità è una dimensione universale della vita e su cui non ci sono grandi tabù. E proprio a questo proposito volevo far vedere un paio di immagini. Ah, ecco, io non lo vedo qua, lo aspettavo, certo, sono cose banalissime, eh? Però qui siamo, questa è l'affresco della Fontana dell'Abbondanza a Massa Marittima. Io non so quanto lo vedete bene, è un affresco di fine 200 o inizio 300, è stato scoperto solo nel 1999 perché per circa 6 secoli i bravi abitanti di Massa Marittima non dovevano poter vedere queste cose, che invece erano state commissionate dal comune a fine 200. La fontana sta in mezzo alla cittadina, dietro c'è il grande magazzino dei grani dove il comune accumula le scorte per dar da mangiare alla gente in caso di carestia, ecco perché l'abbondanza, e dietro la fontana c'è questo affresco sulla cui interpretazione in verità ci sono tesi diverse, ma diciamo come minimo è una cosa che esalta appunto la fertilità da cui deriva l'abbondanza. C'è un albero con certi frutti e delle donne dietro che, come si fa per la bacchiatura delle olive, con un bastone cercano di far cadere questi frutti e poi se li mettono dentro la borsa, anzi se li litigano a un certo punto. Ci sono delle complicazioni, gli uccellacci neri non si capisce bene cosa sono, c'è chi ha dato interpretazioni anche politiche, ma a noi qui questo non interessa. L'unica cosa che ci interessa è che li vedete cosa sono i frutti dell'albero. Lo vedete anche meglio se facciamo la prossima dove c'è il particolare, ecco. Ma se lo facesse il sindaco di Gubbio oggi... E qui volevo arrivare. Che succederebbe? Qui volevo arrivare. No, glielo dico perché è in prima fila, lui vorrebbe farlo secondo me. Cioè, perché tra l'altro questo qui è in un luogo di massa non nascosto, è un luogo centralissimo. Eh no, è appunto la piazza centrale, la certamente. Piazza. Allora, intendiamoci, ci sono tutti dei rimandi culturali, è una cosa complessa, non è un film porno trasmesso in piazza, è una cosa che ha dei contenuti di vario tipo. Tuttavia, quello che è certo è che appunto oggi nessun comune italiano farebbe dipingere in piazza un albero con appesi dei falli. Così come non è probabile che in un ciclo di decorazioni per una chiesa oggi si potrebbero vedere dettagli come quello che Giotto ha dipinto, ecco, nella Cappella degli Scrovegni, nel grande affresco che rappresenta l'ingiustizia, e dove regna l'ingiustizia succedono brutte cose. E fra le brutte cose che succedono, giù in fondo, proprio al centro, lo vediamo meglio, anche qui c'è un particolare, ecco qui, come dire, anche qui le interpretazioni divergono, sono dei briganti che hanno assassinato una donna e la stanno spogliando, oppure non l'hanno ancora assassinata e stanno facendo qualcos'altro. Quello che è certo è che nella Cappella degli Scrovegni Giotto ha dipinto una donna che viene probabilmente stuprata, spogliata e assassinata da briganti. Perché se vuoi spiegare alla gente cos'è l'ingiustizia, le cose le devi dire e non le puoi tenere nascoste.
E io concluderei proprio con questo fatto del dire le cose e non tenerle nascoste. Vi dicevo delle parolacce. Fermiamoci ancora un momento su questo. I fabliò francesi del 200 usano con la massima libertà le parole con la C e con la F, che io qui uso solo con gli asterischi, e che già nel 300 Boccaccio non vorrà più usare comunque. Il gusto sta cambiando, gli standard stanno cambiando. Ma nella Francia del 200 non è che la parolaccia non esiste, che nessuno sa che quelle lì sono brutte parole. Certo che sono brutte parole, il problema è che però tutti le usano. E allora cosa dobbiamo fare? Nella letteratura francese di quell'epoca c'è tutta una serie di testi che affrontano questo tema. Una prima cosa che viene fuori chiaramente, e questo è pertinente con il nostro argomento di quest'anno, è che le brutte parole sono una roba da uomini. Le donne per bene, loro sì, non le devono usare. E allora c'è per esempio il fabliot dello scoiattolo, dove c'è una ricca borghese che fa la morale alla figlia di 14 anni e le dice, attenzione, perché una donna, ormai sei una donnina, 14 anni si sposano, loro alla prima mestruazione sono pronte, e ormai sei una donna, devi comportarti non più come una bambina scatenata, una donna deve rispettare delle regole, fra le altre, come sapete, mettersi il velo. Una volta che una donna è sposata, nel Medioevo non si fa più vedere da estranei senza un velo, non sul viso, ma sui capelli, chiaramente. E la mamma, appunto, che è di buona famiglia, perché forse fra le domestiche non era la stessa cosa, sembra di capire, spiega alla figlia che deve stare ben attenta a non usare certe parole. Dice, quali parole, mamma? Dice, non devi nominare mai quella cosa che hanno gli uomini. Dice, quale cosa hanno gli uomini, mamma? Ma sì, quella cosa che hanno lì appesa davanti, e... ah, quella cosa che ha anche papà che gli pende fra le gambe, e come si chiama mamma? Non lo devi dire, ma avrà un nome, è un pesce, cioè, no figlio, non è un pesce, è una canna, cioè, no figlio, non è una canna. Alla fine la mamma si lascia tirare fuori la parola, in francese antico, vite, c'est le vite, e la figlia dice, tutto lì. Ma io lo sento dire continuamente, mio fratello lo dice tutti i momenti, la serva lo dice continuamente, lo voglio dire anch'io e mi do il permesso da sola, ecco. Dopodiché questo tema, perché le parolacce sono parolacce, perché le donne non le usano, è giusto, ha senso, è un'idiozia, questo tema se lo pone il libro più popolare di tutto il Medioevo francese, il Roman de la Rose. Il Roman de la Rose, sto parlando di un romanzo fluviale, all'epoca popolarissimo, il più grande bestseller dell'epoca, tradotto subito in tutte le lingue, in Italia è stato tradotto quasi immediatamente in una serie di sonetti, Il Fiore, che secondo Gianfranco Contini sarebbe attribuibile addirittura a Dante. Il Roman de la Rose, quindi il libro più famoso e più popolare della sua epoca, a un certo punto si pone il problema delle parolacce. Perché? C'è un dialogo fra il protagonista, il quale, detto fra parentesi, è un innamorato che non desidera altro se non riuscire finalmente a cogliere la rosa. E il romanzo si chiama Il romanzo della rosa per quello, e alla fine descrive lungamente in migliaia di versi come la rosa finalmente viene colta. Ma prima di arrivarci è una gran fatica. Discussioni scientifiche di ogni genere, con vari personaggi, fra cui Ragione. Ragione, che ovviamente è una donna, e incarna dei valori che per qualunque intellettuale del Medioevo erano ovvi e sacrosanti. La ragione, così come la natura, è uno dei grandissimi doni di Dio, il mondo è stato fatto dalla natura in obbedienza alle regole della ragione e noi abbiamo la ragione per decifrarlo. Allora, a questo punto, il personaggio di Ragione, discutendo con il protagonista, a un certo punto usa la parola con la C al plurale. Cuies. I, C, puntini, puntini. L'amante, il protagonista, voglio dire, maschio, si scandalizza. Avete menzionato i C, che non stanno per niente bene in bocca a una ragazza ben educata. Se proprio dovete parlare di queste cose, continua il protagonista, fate come fanno le balie, che quando maneggiano e lavano i neonati usano tanti bei nomignoli per indicare quella cosa lì.
la ragione si secca e comincia a discutere. Già, quindi queste parole non bisognerebbe usarle secondo te. Ma guarda che io penso che siamo tutti d'accordo che ogni cosa ha un suo nome e quel nome bisogna usarlo se si parla di quella cosa. E dice l'amante, sì, però insomma queste cose qui non sono delle cose brutte. E ragione gli dice, scusa, secondo te chi li ha creati i C? Li ha creati Dio. E li ha creati con uno scopo specifico e servono a fare una cosa importantissima. E io perciò li chiamo con il loro nome, non ho bisogno di commenti o di glosse. Li chiamo col loro nome quelle nobili cose che il Padre mio in paradiso fabbricò un tempo con le sue mani. A questo punto il protagonista maschio cerca di recuperare terreno e dice, sì, no, vabbè, certo, quelle cose lì di per sé sono nobili, indubbiamente, le ha create Dio. Sono nobili. È la parola che è ignobile. La parola è vergognosa. E insomma, a questo punto la ragione gli dice, ah, secondo te la parola è la cosa di per sé è nobile, ma la parola è vergognosa. Ma la parola, tu lo sai da dove viene fuori la parola? E dice, no, dice l'amante, e la parola è stata inventata a un certo punto, la parola non c'entra niente con quell'oggetto, noi abbiamo deciso di chiamarli così. E allora solo su questa base tu dici che la parola è vergognosa. Di per sé la parola IC non è per niente vergognosa. Immagina, dice la ragione, che avessero fatto una scelta opposta, che avessero deciso di chiamare C, puntini puntini, le reliquie. E che per indicare i nostri C avessero scelto la parola reliquie, appunto. Allora, dice la ragione, tu che adesso mi rimproveri, avresti considerato brutta, volgare la parola reliquie. E quanto ai C, ti parrebbe una parola meravigliosa e saresti pronto a baciarli nei loro scrigni d'oro e d'argento. E ragione va anche oltre e dice, è assurdo che queste parole siano considerate scandalose ed è doppiamente assurdo che siano solo le donne a fare tante storie. Devono smetterla anche le donne con questa sciocca abitudine per cui quando si trovano a parlare di queste cose dicono le borse, gli arnesi, le cose, le pigne, ecco, e fa tutto un elenco di sinonimi, chiamateli con il loro nome per piacere. Questo appunto nel libro direi in assoluto più famoso e popolare del Medioevo. Ecco, ve l'ho detto che difficilmente sarei riuscito sia a esaurire l'argomento sia a esporlo in modo ordinato, ma mi sembrava che, oltre a farvi sorridere ogni tanto, lo scopo principale fosse di farvi vedere, come sempre in tutte le cose che noi facciamo qui, che il Medioevo è un'epoca un po' più complessa rispetto agli stereotipi che certe volte noi abbiamo in testa. Grazie.